Un bel menù dal locale dove l'Arcanser ha scritto i suoi testi, è figo. E stai sgocciolando da ogni dove. Sono buoni, vero? Adesso qua mettiamo Kumiko, vi faccio tipo intervista doppia. Le gnocche di bambù, tanta roba. È un altro giorno. Un altro giorno. Forse potrete sentire una delle nuove canzoni di Seba in uno dei prossimi video di Manga. Andiamo a mangiare la carne di mucca con Mangaka, ciao! Ciao! Bene, si parte, si va a mangiare. Questo non è un art attack. Guarda che adesso si vede benissimo, comunque. Adesso che facciamo però? Oh, guarda che... Ma lei è anche sistemata mentre la tira. Guarda come si vede bene, eh. Un mago. Vabbè, siamo a mangiare la lingua. Ok, adesso questa non è lingua comunque, penso. Allora, questa praticamente prendi un bastone. Sì. Lo intingi con eleganza e grazia. Nell'uovo crudo. Eleganza. Sì. Adesso dove sgocciolo? No, adesso prima che sgocciola te lo metti in bocca. In gola direttamente? Sì, vai. No, metti un pezzettino, non tutto. E stai sgocciolando da ogni dove. Com'è? Polpette. Sì. Però costose, costa 5 euro. È l'uovo crudo che fa alzare il costo. 5 euro due polpette. Vabbè, questo togliamo che... Sì, non è che lo usiamo. Ah sì, per cosa? Ci mettiamo qua sopra o no? Per far cosa? Il tiramisù? Non lo so, non intingiamo questi. No, questi no, basta. Okay, questo si mangia così, in realtà tu potresti metterla. Puoi mettere un po' di miso, quello, sì. Che cos'è? Miso. Sembra cerume. Sì, è più o meno cerume. Una sensazione orribile. Cerume, per chi volesse saperlo, si dice... Ah no, forse non lo dico, quello ristorante davanti a tutti. Ve lo scrivo qui. Gli altri potrebbero capire bene. No? Cerume sarebbe la cacca delle orecchie. Si dice la cacca delle orecchie in giapponese. Ah, ok. Quindi eviterà di dirlo per grazia delle altre persone. Vedete come sono diventato giapponese e penso agli altri. Il rispetto, che in giapponese si dice ok. Vabbè, assaggia sta lingua, va? Ah, l'hai già mangiata? No, ho mangiato l'insalata. Ah, sì. Schemono, queste si chiamano. Vado a assaggiare la lingua. Vai. 2000 years later. Abbiamo anche il pubblico stasera. Certo, vabbè, beh, buona, no? Com'è? Ti è piaciuta? Buona, un po' cingomosa come mi avevi già detto. Ti avevo già visto. Arrivato the mos. Ci portano il tè. Oi si des. Detto che è buona così contenta. Comunque abbiamo chiesto se potevamo fare riprese, non è che l'abbiamo fatta così a cazzo. La sai sta cosa del cin cin? Sai sta cosa? Te l'ho spiegata in uno dei prossimi video, però no, sai che se... No, io sto ancora masticando la lingua. Ah, scusa, sì. Questo ancora... Però intanto vi spiego una cosa che vi ho già spiegato, ma sai, mi piace fare un po' Seba Sensei. Ovviamente sai che se fai Kanpai praticamente a seconda di com'è alto, cambia. No. È una rivelazione questa. Praticamente se fai... Allora, tipo, se siamo dello stesso livello, così, no? Ok. Quindi è uguale. Se invece io magari sono sopra di te per qualche motivo. Non specifichiamo, vale. È tipo così. Tipo, non lo sai, io come su Spotify sono più alto di te, quindi sono un tuo senpai, no? Quindi vai per su così. Su YouTube sono più alto di te, quindi faccio così. Sei tu, siccome sei tipo il 10, io ho il 10% neanche, tu dovrei farlo così. No, però ne sono capito. È una cosa interessante. Tra amici ovviamente non ci si fa più caso, però se tipo sei al lavoro, sei al lavoro è importante queste cose del cin cin. Vedete, mi insegno le cose. Io invece una cosa che non ho mai capito dell'Italia, sai, si va a bere alcol, si fa cin cin, no? E poi bisogna mettere il coso qua, o bisogna bere subito, bisogna guardarsi negli occhi, perché per me sarebbe un problema. Io sempre. Perché forse l'avete notato, lui non ha gli occhi. O meglio, ne ha uno solo. Ne ha uno solo. Questa parte qua non funziona. C'era uno yokai con un occhio solo. Ichimokuren. Infatti non sa che lo sto riprendendo da lì, perché. Ah, no, non vedo. Vabbè, comunque. Se volete vedervi il resto del video andate su Mangaka 96. Quindi la lingua ti è piaciuta? Buona, ci sta. Non fai il pollice in su adesso. Ah, è vero, la lingua ci vuole mezz'ora, ragazzi. 2000 years later. Faccio io intanto. Ma
andiamo avanti, che poi mangiamo da un'altra parte, perché il nostro mangaka sarà ancora affamato dopo di questo. Vabbè, adesso che siamo nella ridente Quenji. Ridentissima, bro. Beh dai, simpatica comunque. Aspetta che ero col cappuccio. Vabbè, amen. Vabbè, io c'ho freddo, perché... io ho un sacco di video col cappuccio. Perché non puoi avere il cappuccio? Fai un pochino drogomane. Però vabbè, adesso andiamo qua. In realtà sono già stato con Kumiko, quindi okay. La mia gente, tu l'hai già visto? Quello con Kumiko non ancora. Vabbè, ma quelli con Kumiko, allora per te sarà tutto nuovo. Quindi adesso andiamo proprio, continua il video di cucina. Questo sarà un po' un piccolo tour culinario. Quindi vabbè, adesso andiamo a mangiare i ravioli cinesi. Che per chi non me la... Figo, posso farlo anch'io questo? Aspetta. Quale? Fallo con la mia mano. Adesso okay. Andiamo a mangiare. Oh mio Dio, ma no. Oh, ma guarda, vedi che io ho la pelle asiatica però? Che sono sì, giallo. È vero, sei diventato giallo. Lo so, mangiare riso. Ma ti giuro, ma... No, io comunque sono... No, guarda, quest'altra è messa meglio. No, no, ma io sono son giallo. Oh, cazzo. Sì. Sono un Simpson. Campoi. Ci siamo spostati, siamo tornati nel locale dove sono andato con Kumiko. Adesso qua mettiamo Kumiko, vi faccio tipo intervista doppia. Eravamo seduti proprio qui. Questo tavolo. Sì, vedi? E lo so, Kumiko è più bella, però oggi avete te. No, scrivetemi nei commenti. No, vedi, è per fare un po' di... per la par condition, no? Quindi anche per le... perché siccome mi seguono più femmine, ho scoperto, 73%. Allora ho deciso di fare un po' di par condition. Sì, esatto. E adesso bisogna mescolare e la salsina è pronta. Sono arrivati in tanti i nostri raviolini, guardate che buoni. Guarda che cosa è arrivato. È buono, ma guarda che questo qua è un Semonten specializzato, fa solo gyoza, fa solo ravioli. Vabbè, questi li avevo già mangiati con Kumiko, ma vabbè. Li rimangiamo. Anzi, sì. È un altro giorno. Un altro giorno. Comunque poi si va in un altro locale, intanto finiamo di mangiarli. Ancora? Vuoi... sì, vuoi dire qualcosa? Stanotte esplode. Ma no, abbiamo mangiato poco. Mi fido del tempo, vai. Vabbè, ma secondo me non è tanta roba, alla fine questi, adesso c'è mangaka che assaggia un raviolo. Sono buoni, vero? Volevo farti una domanda prima di spostarci nel prossimo posto. Qual è la tua canzone preferita mia? Onestamente? Sì. Quella che hai fatto con The Anime Man. Che ne ho fatte tre. Oddio, quella che c'ha un milione di visual. Nessuna canzone con The Anime Man c'ha un milione. 150.000. Dove c'è anche la ragazza. Ah, ok, allora Fire. Esatto. Scusa, i titoli. Trailer di Fire. Non vede nessuno sui titoli, quindi non... Fire. Comunque vengono in Italia se li vuoi incontrare, sì. A giugno. Ci incontriamo, vieni a trovarmi a Trento? Vai, vengo a Trento. Ok. No, a Roma, scusa, vengo. Tu di dove sei in Italia? A Trento, a Venezia sto adesso. Ah, è vero, ho visto anche il video. No, comunque vengono a luglio vengono se vuoi incontrarli. Comunque è uscito il nuovo singolo, se non ve lo siete ascoltati. Datelo a sentire, non fate come me che dopo arrivo qua impreparato. Ecco, sì, andatevi a ascoltare Flower, che è la nuova canzone che mi hanno masterizzato proprio oggi. Infatti, prima di venirti a vedere non l'ho ancora sentita neanche io. Però voi potete già comprarvela. Correte. Vedete, ve lo dice anche Mangaka 96. Cosa state aspettando? Mi raccomando, non passatevi mai il cibo, come hai detto anche nel video. Delle 100 cose incredibili sul Giappone. 100 cose che non sapete sul Giappone. Non passatevelo mai di bacchetta in bacchetta, se no... Oh, succede questo. C'è una luce bellissima e stiamo mangiando. E io volevo prendere la pizza. Volevo prendere questa pizza che sembrava del tutto fuorché deliziosa. Così. La pizza margherita che è scritto giù. Il tuo lesionismo. Io ho preso il destrette. Il destrette. Io non vedo l'ora di prendermi un destrette buonissimo. Comunque, storia vera di vita vissuta. Io un giorno ero venuto qua con il mio computer. Ho lasciato il computer e mi sono portato a casa il menù. Cazzo. Sì, e poi mi sono ripreso il computer e mi sono anche tenuto il... Mi sembra giusto. Perché se no sarebbero state due figure di merda in una, no? Ho detto no. E poi comunque è bello, come ricordo, sì, sai, sì, come sì. Omiyage, sai cosa vuol dire omiyage? È regalo. È regalo, come souvenir, è carino. Cosa mi hai portato dal Giappone? È un bel menù dal locale dove la canzone ha scritto i suoi testi, è figo. Questo tavolo. Forse in questo, no, questo tavolo. No, forse non fuori, mi sa dentro l'hanno scritto. Sì, mi sa che l'hanno scritto dentro. Noi scriviamo il menù così, un po' di cozze. Un mi sembra proprio il posto ideale per mangiare delle cozze, non A me piacciono di più le gnocche di bambù. I moscioli di Portonovo qua è perfetto. Le gnocche di bambù, tanta roba. Gnocche di bambù, vedete, ormai è un termine. Hashtag gnocchi pasta, di bambù. Pasta. Pasta. It's very much Italy. Vediamo se è scritto giusta la pasta. Sì, come fai a sbagliare la pasta? L'ha scritta in inglese. No, vabbè, bravi. 5 lettere, ce la possono fare. No, magari però qualche sugo particolare. Vabbè, il destrette rimane qui. Io comunque opterei per... Ma vuoi uno o due destrette?
non lo so, dimmi te qual è buono. No, ma che ne so, boh. A te ci capisci niente, allora, ma venivi sempre qua. Ma sì, però non prendo mai this track. Un jitsu no desato non desca. Un jitsu no desato. Ai, l'ha messo in crisi. Che cos'è il dolce di oggi? Bene, adesso qua sono arrivati i dessert con... Dessert. Bene, allora io ho preso una tart cake e lui si è preso un roll con dentro la Murasaki Imo, che dovrebbe essere la patata viola. Perché dovreste sapere che Mangaka 96 è un grande amante di patate in generale, e soprattutto della patata viola. Sì, quindi adesso perché è verde se si chiama patata viola? No, quella che non ho. Secondo me, allora il contorno, cioè non riesco proprio a capire, devo assaggiare e poi allora, ti dico. Assaggiamo? Sì. Che ho fame. Voglio il dolce. Guardate che meraviglia. Io invece so sta tarta. È buono? Cazzo se è buono. Davvero? No, ti giuro, non c'avevo nessuna aspettativa, non c'avevo fiducia in questo dolce. Invece Che buona la patata viola, quindi. Sì, no, è il dentro, non so se è la patata viola al dentro. No, lui mi ha detto così, però sai, può essere che mi ha mentito. No, è sicuramente patata viola. Lo senti proprio dalla consistenza. Sono rimasto stupito, non gli davo fiducia a sto dolce. Invece buono. Vabbè, comunque devi andare a casino adesso purtroppo. Sì, vabbè. Mi dispiace. Però ci vediamo domani, dopo ci domani. Vediamo domani. Comunque volevo dirvi che forse potrete sentire una delle nuove canzoni di Seba in uno dei prossimi video di Mangaka. Quindi quindi avanti. Però non si può dire nulla. No, non posso dire nulla. Chi volesse sapere ve lo dirò più avanti. Comunque guarda che se non trovi il treno, se mi scrivi prima delle 3 mi alzo, andiamo al mercato del pesce, perché non sei lontano. Perché tu scenderai a Ochanomizu, sei quasi al mercato del pesce. Perfetto. Quindi ci vediamo in un futuro. Tra poche ore al mercato del pesce. Però si potrebbe andare al mercato del pesce. Però sai che ho scoperto che ne tengono aperto sempre un pezzo, non chiuderà mai. Però non sarà più quello di prima, però. Ok, quindi questo, guarda, sono arrivati tutti i treni a parte questo. Se tipo 2 minuti prima l'avremmo preso. Vabbè, comunque, vi dicevo, sta per lasciare adesso Mangaka 96, che lui se ne torna nel suo Ryogoku, dove ci sono tutti gli scontri del lottatore di sumo. Tu sai suonare qualche strumento? Chitarra elettrica. Ah, davvero? Sì, però pochino, ho fatto 3 anni alle medie. Va bene, lasciamo così. Sai che comunque se scendi a Yotsuya puoi vedere dove hanno fatto Kimi no Nawa. Sì. C'è una scena. Notte, sì, sì, è romantico. Ciao, bye bye. Quindi no, mi ha fatto molto piacere incontrare Mangaka 96. Adesso vabbè, ci sarà la sua versione del video. Mi sono proprio divertito. Ho scoperto un sacco di cose nuove che non sapevo. Quindi adesso si va a casa e manderò subito questi video per fare editare. Ciao ciao.